Salve a tutti cari ragazzi, io sono Lorenzo. Ed io sono Luca e questo è un nuovo episodio di Pod of You. Oh, l'intro ci viene bene. Fino a qui ci siamo, fino a qui ci siamo. Allora, sta cosa volevamo tagliarla, però la lascio nella registrazione perché voglio che sappiate questa cosa. Noi facciamo schifo a fare le introduzioni. Veramente la vuoi mettere sta cosa? Perché sì, effettivamente facciamo schifo nelle introduzioni, ma è l'unica cosa che ci fa sembrare fighi. Mi pareva brutto dirlo in giro che alla fine le provavamo 100.000 volte e non ci riuscivano. Perché in effetti, da che mondo è mondo, l'introduzione dovrebbe essere quello che attira la gente. E quindi cerchiamo di farla sempre al meglio delle nostre possibilità. Peccato che le nostre possibilità facciano un po' schifo e quindi... Vabbè, proviamo a ripartire da capo. Zero carbonella. Siamo a 10 minuti e non abbiamo fatto un cazzo. E vabbè, capita. E anche oggi ci siete venuti in aiuto voi. Infatti, l'argomento di cui andremo a parlare oggi viene da una delle domande che ci avete fatto per il 10° episodio, che tra l'altro, se non avete visto, vi invitiamo ad andare a recuperare. La domanda in questione era piuttosto complicata e l'abbiamo snobbata totalmente per motivi di tempo. Però oggi ce la sentivamo di risponderla in modo un po' più approfondito e quindi siamo qua. In effetti ci avevate fatto delle domande anche piuttosto interessanti, ma che purtroppo, vuoi per il tempo, vuoi per il format, non avevamo l'effettivo spazio di risposta completa e abbiamo dovuto glissarle un po' la cazzo le cane, insomma, molta caciara e con poco contenuto. In questo caso vorremmo perlomeno recuperare quello che abbiamo lasciato indietro e cercare di rispondere almeno ad una di quelle. Il tema di oggi sono i soldi. E nello specifico Marg ci chiedeva: i soldi fanno la felicità? Ed è una domanda che effettivamente a me piace tanto, perché è una di quelle cose che uno si chiede continuamente, ma a cui, esattamente come abbiamo fatto noi, non siamo stati in grado di dare una risposta, o perlomeno una risposta seria. Oddio, la risposta tua era anche molto interessante. Certo, molto sbrigativa, però ci stava. A sto giro cercheremo di dare una risposta più esaustiva. Però, come al solito, prima di iniziare l'episodio, vorrei ricordarvi di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina delle notifiche per sapere quando uscirà un nuovo episodio del nostro podcast. Inoltre, vi ricordo anche di seguirci sia su Instagram che su Facebook, perché là postiamo aggiornamenti, postiamo spoiler e non ci crede nessuno, vero? Beh, in effetti non è che siamo chissà quanto attivi, qualche cosa ci si mette, ma... sì, ammettiamolo, le nostre abilità da social manager fanno veramente cagare. Purtroppo, come abbiamo detto negli scorsi episodi, sia io che Luca in questo momento siamo impegnatissimi con il lavoro e starci dietro è un po' un problema. Però vedremo di migliorare anche sotto questo fronte. Intanto voi mettete mi piace e seguiteci, poi vedremo che succede, che sarà sarà. Comunque, bando alle ciance, direi che possiamo finalmente partire con l'argomento. La domanda era appunto: i soldi fanno la felicità? Oddio, domanda un po' scomoda sinceramente, a cui non è facile rispondere, anche perché poi la tipica domanda, non so se ti ha dato lo stesso feeling a te Lorenzo, ma sono tipo le domande da tema scolastico in cui tu vorresti rispondere tante cose ma talmente confusione in testa che non sai mai dove andare a parare e che dire. Mi trovi molto d'accordo, perché ragionandoci in questo momento ho la testa talmente tanto piena di cose diverse e contrastanti che non saprei da dove cominciare. Io intanto partirei dicendo che molto banalmente è un sì, ma no, perché comunque ci ritroviamo sempre in questa famosa zona di grigio in cui una cosa è sia vera che falsa, dipende appunto dal punto di vista in cui la guardi. Sì, è un po' come il gatto di Schrödinger, vive e morta allo stesso tempo e qui è positiva e negativa la risposta allo stesso tempo. Allora, intanto ti dico come la penso io, poi proveremo a snocciolare meglio il discorso. I soldi fanno la felicità? Secondo me no. Però di sicuro fanno passare la tristezza. Così diceva nelle storie tese nella famosa canzone Tristezza, ed è questo il modo in cui ho risposto alla domanda di Marghe all'interno del 10° episodio. Beh, in effetti mi trovi molto d'accordo su quello che hai detto, perché i soldi fanno la felicità, anche per me la risposta è no. Però effettivamente senza soldi la felicità non è che te puoi costruirla più di tanto, specialmente in questo mondo attuale. Dal mio punto di vista la felicità è un qualcosa che viene da dentro, in sostanza. È un qualcosa di nostro, che possa provenire, che ne so, da una soddisfazione personale, una soddisfazione, che ne so, lavorativa o anche amorosa, quello che è. Però è un qualcosa di nostro, che però purtroppo, poi per la società in cui viviamo, un po' per il mondo come è fatto, è anche un po' legato a doppio filo alla questione economica. Cioè, che tu voglia o non voglia, purtroppo il soldino serve. Questo è ovvio, perché altrimenti
per quale motivo una persona dovrebbe andare a lavorare, per il ritorno economico, però mi rendo conto che c'è un sacco di gente estremamente ricca che porta comunque avanti le proprie attività perché semplicemente li rende felici per soddisfazione personale, per vedere portato avanti un qualcosa di loro, per lasciare un pezzo di loro nella storia. E questa cosa la trovo fenomenale. Sì, un po' insomma il discorso di Elon Musk che ha sparato una macchina nell'orbita della Terra. Sì, infatti Elon Musk è una di quelle persone che stimo tantissimo, non solo perché è un fottuto otaku che ha l'immagine profilo di un anime su Twitter. Sì, e c'è anche una fantasia per i nomi dei figli veramente incredibile. Però lo guardi alle varie conferenze, ai vari discorsi che tiene, e non ti sembra un super filantropo ricchissimo, ti sembra quasi un bambino. Sì, insomma, praticamente la versione di Iron Man, ma positiva, perché sì, Iron Man non è positivo per cazzo, per quanto voi diciate, mi dispiace rovinarvi questa cosa, ma ve lo devo dire. No, no, Tony Stark è un fottuto egocentrico e non prendete esempio da lui. Esatto, esatto, è un uomo di merda, ecco, chiamiamolo col suo nome. Comunque sia, capisco la tua osservazione, ma ora ti voglio fare un po' una domanda un po' stronza al riguardo. Dica, dica. Allora, se tu fossi un bambino, tra virgolette, come l'hai definito tu, con i soldi di Elon Musk, ma che mi combineresti? Sai che non lo so, perché per tutta la vita sono stato abituato a essere molto parsimonioso, molto attaccato al valore del denaro, al valore di quel poco denaro che ricevevo magari in regalo durante la mia infanzia, e quindi non lo so, probabilmente non lo spenderei, ma lo darei semplicemente in beneficenza, perché non lo so, trovarsi con un patrimonio di tale importanza piazzato sulle spalle mi farebbe sentire stranissimo e non credo ce la farei. Sì, in sostanza non riusciresti ad essere felice, mi sta dicendo quello. Diciamo che la pesantezza economica si farebbe sentire più che sugli altri, su di te. Sì, sì, esatto, perché parliamoci chiaro, quando uno ha tutti questi soldi, secondo me finisce con il sottovalutare il valore delle cose. Perché ora, per esempio, faccio riferimento alla mia infanzia. Il giorno in cui mi hanno regalato il Game Boy Advance sono stato il bimbo più felice della Terra. Se avessi avuto tutti i soldi di Elon Musk, probabilmente non lo sarei stato, perché appunto per me non sarebbe valso niente rispetto al patrimonio eccelso che avrei avuto. Sì, praticamente avrebbe perso tutto il suo valore. Se per te, bambino normale, aveva un valore inestimabile perché era un qualcosa di incredibile, bellissimo, se fossi stato un bambino iper ricco, sì, è un'altra cosa in più che ciò, amen. Quello sarebbe diventato. Che poi effettivamente capisco sto discorso, perché è lo stesso discorso che stavo pensando io, perché anch'io come te sono cresciuto con un certo valore del soldo. Capisco quello che vuoi dire. Tra l'altro, io se fossi stato un bambino ricco alla Elon Musk, o sarei stato veramente sommerso dai dubbi su come spenderli, o l'avrei sputtanati totalmente tipo George Best. George Best? Cioè, non sai chi è George Best? No. Vabbè, George Best è stato un grande personaggio sportivo, un famoso calciatore, ma più che altro è diventato famoso per una frase: ho speso gran parte dei miei soldi per donne, alcol e automobili, il resto l'ho sperperato. Cioè, per farti capire il soggetto, capito? Ah, ok, ho capito, ho capito. Sì, praticamente io se avessi avuto quei soldi o sarei stato veramente sommerso dai dubbi su come spenderli o li avrei completamente bruciati. Però saresti stato felice? No, in entrambi i casi assolutamente no, perché da una parte sentiresti la difficoltà della gestione di quel denaro, dall'altra parte niente, ti compri un mare di cose, ti circondi di donne, robe, cavoli, quello che vuoi, ma alla fine la sostanza non c'è. Che poi, ritornando a quello che dicevo all'inizio, appunto, per me la felicità è qualcosa che viene da dentro. Se devi circondarti di oggetti, persone, cose per essere felice, vuol dire che tanto felice non sei, ma devi dare la parvenza di essere felice. Ed essere felici e dare l'idea di essere felici sono due mondi completamente differenti, secondo me. Ed è per questo che negli ultimi anni i social media come Instagram vengono utilizzati tantissimo per far credere alla gente di avere una vita migliore di quella che hai, perché la gente si crogiola tantissimo delle opinioni altrui, quando invece quella che conta è l'opinione che si ha di se stessi. Se io non sono felice, ma voglio far credere agli altri di essere felice, c'è qualcosa che non va, eh. Se devi per forza dimostrare agli altri che sei felice, felice non lo sei per niente, secondo me. Tuttavia, come dicevamo all'inizio, purtroppo nel mondo attuale
anche il soldo però serve per raggiungere un po' la felicità, perché se vuoi, che ne so, una soddisfazione lavorativa, una soddisfazione, che ne so, amorosa, purtroppo senza soldi non riesci a soddisfare questa cosa, perché purtroppo puoi avere un'attività, qualcosa, i tuoi soldi devi averli, perché non puoi partire completamente da zero senza avere nulla. Che ne so, vuoi trovare la donna della tua vita e purtroppo senza un soldino per uscire fuori di casa e cercarla, è difficile che tu la trovi, a meno che non ti appaia per caso completamente in camera. Vuoi comprare una moglie russa? Ti servono i soldi. Sì, esatto. Era quello che volevo quasi dire, ma ho evitato di dire perché mi sembrava brutto. Quello che volevo dire è che purtroppo, in un certo qual modo, il soldo diventa fondamentale per la ricerca della felicità, anche se la felicità non la fa. Ecco, questo è un concetto in realtà abbastanza originale, che non è che ho mai sentito da nessuna parte. Però concordo in pieno con te. Non sono la felicità, ma sono uno strumento che ti permette di raggiungerla. Sì, in pratica è la famosa scala per raggiungere il paradiso che cantavano le Zeppelin. Praticamente sì. Sì, questa era una sorta di citazione ai Simpson. Ti ricordi la scena di Homer e Flanders, insomma? Sì, 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 ho capito. Comunque sì, penso di essere stato abbastanza chiaro nella mia poca capacità di esprimermi. Sì, effettivamente questo è un concetto molto complicato, quindi ci perdonerete vari scivoloni, varie ripetizioni, varie cose. Perché appunto questo è un argomento che richiede argomentazioni, scusate il gioco di parole, ma è così. Ok, ce l'ho. Sì, effettivamente non è un qualcosa di semplice da affrontare. Poi specialmente per due come noi, così molto cacciaroni, diventa complicato in effetti. Questo era il tuo grande contributo? Sì, per ora sì. Vaffanculo. C'è anche da dire però che una parte importante del denaro è come gestirlo, perché appunto può essere utilizzato per raggiungere la felicità, ma nella maggior parte dei casi porta all'autodistruzione, specialmente di quelle persone che si sono ritrovati così da un giorno a un altro con dei patrimoni enormi. Sì, oddio, pensa a tutti quei vincitori della lotteria che hanno sputtanato tutto il patrimonio in due giorni, contenti e felici, e poi dopo si sono ritrovati con la pezza al culo e insomma ora stanno per strada perché sono stati poco abili nella gestione della loro vincita o del loro patrimonio. Perché infatti, come dicevo prima, questa gente, secondo me, non ha un'idea chiara del valore del denaro. Mi spiego meglio. Tornando al discorso che facevo all'inizio, non mi ricordo se l'avevo detto prima, però comunque io vivo in una famiglia abbastanza benestante. Non siamo al limite della povertà come barboni, ma non siamo neanche ultra ricchissimi, siamo appunto benestanti. Ed è anche per questo motivo che da piccolo ritengo di non essere stato viziato. Non ho mai avuto tutto subito. I miei mi hanno insegnato il valore del denaro, il valore delle cose, e ogni cosa che prendevo, chiedevo, me la sentivo come guadagnata, cioè nel senso che avevo aspettato abbastanza tempo e abbastanza paghette, soldi, per potermela, tra virgolette, permettere da solo. Ora che io vado al lavoro, questa limitazione, tra virgolette, non c'è più, però ritengo comunque di aver mantenuto questi valori, perché nonostante adesso sono autosufficiente, non me la sento di spendere tutti questi soldi in cose che magari neanche mi servono, solo per il gusto di farlo. Ma no, ti capisco in pieno, perché effettivamente anch'io, diciamo che ho avuto un'infanzia simile con questi tipo di valori, sono cresciuto come te in sostanza. Dopo aver raggiunto l'indipendenza, tra virgolette, perché sai com'è la famiglia, può essere indipendente quanto ti pare, ma ci caschi sempre. E niente, una volta raggiunta questa fantomatica indipendenza, mi sono reso conto che effettivamente non c'era chissà che cosa da spendere per farmi felice. Diciamo che mi sono sempre mantenuto molto parsimonioso e sono sempre stata una persona che si è accontentata di quello che aveva. Certo, volevo togliermi la soddisfazione e me la sono sempre tolta, quello è innegabile. Però non neanche sentivo tutto questo bisogno di dover cercare spasmodicamente felicità, appunto, in oggetti o cose da comprare. Cioè, mi bastava quel poco che avevo per farmi contento. Sì, in sostanza quello che volevo dire è che questi valori, sì, mi hanno instradato e insegnato anche un po' a gestire, oltre che il denaro,
la mia felicità personale. Approfitto del fatto che hai nominato la felicità personale per dirti, secondo me, qual è la mia felicità personale e perché in questo momento la sto vivendo. Poi mi dirai la tua. In questo momento io mi sento felice perché ho un lavoro che mi piace tantissimo, ho un sacco di amici a cui posso parlare e confidarmi in ogni momento e so che ci sono per me, quindi questa cosa è estremamente importante per me. Certo, magari mi piacerebbe avere una ragazza, quello sì, però c'è sempre tempo. Sì, assolutamente, una cosa che non manca mai è il tempo. Certo, una volta che sei arrivato a 100 anni, il tempo inizia a scadere, però per ora ancora ce n'è davanti. Magari forse vi serve un modo per gestire il tempo, ammicca ammicca. Sì, esatto, è quello che volevo un po' dire anch'io. Un'altra cosa che potrebbe aiutare la felicità è appunto la gestione del tempo, ma ne abbiamo già parlato, insomma. Non mi pare il caso di ricaderci sopra. In realtà il contesto era abbastanza diverso, lì ci limitavamo alla fruizione di contenuto audiovisivo, per essere il più generali possibili. Però effettivamente la gestione del tempo è estremamente importante per quanto riguarda la vita privata. Guarda, a tal proposito ti faccio un esempio personale. Se avessi molto più tempo da poter sfruttare, farei non so quante altre cose che mi piacerebbero. Ovviamente il mio tempo è limitato e devo cercare anche di accontentarmi di quel poco che riesco a fare. Per questo sono estremamente felice, guarda, non posso dire il contrario. Tuttavia so che potrei arricchire la mia felicità, tra virgolette, le mie esperienze con più tempo. Però, come appunto ho detto ora, anche un po' il sapersi accontentare è una cosa importante nella felicità. Come diceva Ligabue, chi si accontenta gode, così così, però comunque godi lo stesso. Infatti vedi, secondo me è per questo che la gente che si ritrova così d'improvviso con un patrimonio enorme non è quasi mai felice, perché cerca di compensare il tempo con i soldi. Mi spiego meglio. In pratica i soldi diventano una sorta di fantoccio che ti illude di poter fare tutto quello che vuoi, quando invece non è così semplicemente. Sì, appunto, diciamo che perdono anche un po' il valore del sapersi accontentare, questo con quello che volevamo dire. Esatto, preciso. Hai visto che ormai siamo talmente in sintonia che ci capiamo al volo io e te. Ammacca banane. Ok, cioè ammacca banane ci stava. Quando non sai cosa dire, per alleggerire la tensione, ammacca banane. Sì, sì, come ci insegna il grande maestro John Dorian, ammacca banane tutta la vita. Perfetto, direi che a questo punto possiamo chiudere. Non sappiamo quanto sarà venuto lungo questo episodio, se sarà stato cortissimo, lunghissimo. In entrambi i casi spero che ci perdonerete. Sì, e inoltre spero anche che ci perdonerete per l'esposizione di questo discorso, perché effettivamente non so quanto sia filato liscio, quanto sia stato comprensibile. Noi siamo andati avanti, ci siamo capiti io e lui, speriamo anche che abbiate capito voi quello che si intendeva dire. Questo in realtà è uno dei problemi che si ha quando si fa tutto molto a braccio, molto improvvisato, però deve essere così, altrimenti saremmo delle macchine e non esseri umani. Sì, in pratica noi si è cercato di organizzare il nostro pensiero, di cercare di renderlo quanto più chiaro possibile. Poi ovviamente con questi temi così si parte per la tangente un po' con una chiacchiera e l'altra e si va un po' a caso, in sostanza, a caso, perché sai dove inizi e non sai dove vai a finire. Però appunto, come hai detto prima tu, speriamo di essere stati abbastanza comprensibili e chiari. Come diceva un famoso politico, chiari e circoncisi. Comunque, detta la stronzata del giorno, speriamo che questo video vi sia piaciuto e fateci assolutamente sapere cosa ne pensate del video e rispondete anche voi alla domanda se secondo voi i soldi fanno la felicità. Sì, appunto, fateci sapere quello che ne pensate al riguardo, magari raccontateci anche qualcosa delle vostre esperienze personali, un po' come abbiamo fatto io e Lorenzo in questo frangente. Ci farebbe piacere sapere appunto il vostro punto di vista. A questo punto, come al solito, vi ricordo di mettere mi piace al video, di commentare, di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina delle notifiche per sapere quando uscirà il nuovo episodio del podcast e di seguirci anche su Instagram e su Facebook per varie novità, aggiornamenti, spoiler, quando mi ricordo di metterceli, perché sono stupido. Sì, vabbè, dai, prima o poi, quando faremo anche noi soldi, chiameremo il tizio di Tickburger e ci farà lui da social manager, sta tranquillo. Va bene. Ciao ragazzi, grazie per essere passati, ci vediamo al prossimo video. Ok, va bene. Allora, posso suggerirti una cosa? Cioè, voglio di una cazzata finale. Ciao. Ok, ciao ragazzi, ciao. Ecco.
perfetto.